Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come già detto, siamo alla 21ª domenica dopo la Pentecoste con la memoria di San Callisto, Papa e Martire. Questo sabato al ristorante Vinicio, vicino a Modena, si terrà credo la 13ª giornata per la regalità di Cristo Re, per cui vi invito tutti a partecipare a questa bella giornata. E poi domenica prossima, sarà la 22ª dopo la Pentecoste, siccome la terza domenica del mese, gli orari sono quelli della terza domenica, cioè a Modena la messa alle 9 e qui a Ferrara alle ore 11:30. Avete ascoltato le letture della messa odierna, un passo dell'Epistola agli Efesini di San Paolo, che presenta il cristiano come un militare armato di tutto punto che deve lottare non contro un nemico in carne e ossa, ma contro il demonio. E poi un passo del Santo Vangelo con una parabola di Gesù che ci parla del perdono dei nostri nemici, delle offese che abbiamo ricevuto. Questa parabola è come una spiegazione della preghiera del Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Saremo giudicati nella stessa misura con la quale noi giudichiamo gli altri. Se siamo rigorosi verso gli altri, Dio sarà rigoroso con noi. Se siamo misericordiosi con gli altri, Dio sarà misericordioso con noi. Ma volevo intrattenervi un attimo su un tema d'attualità. Normalmente nelle omelie preferisco non trattare dell'attualità, ma a volte è quasi indispensabile. Questa mattina in Piazza San Pietro si è svolta la canonizzazione di Paolo VI assieme ad altre persone elevate agli onori degli altari. Quando c'è una canonizzazione è un giorno di festa per tutta la Chiesa. Infatti i santi sono i nostri amici, essi entrano nella vita quotidiana di un fedele. La Chiesa, con un decreto infallibile, il Papa è infallibile nelle canonizzazioni dei santi, quindi con un decreto infallibile propone questa persona, questo cristiano, elevato all'onore degli altari, alla devozione dei fedeli. Prima di tutto perché gli rendono un culto liturgico, non certo di adorazione, che è dovuto a Dio solo, ma un vero e proprio culto. Secondariamente il santo entra a far parte della nostra vita di preghiera, lo si prega, lo si invoca. Il santo è anche colui che ci dà un modello di tutte le virtù cristiane, a incominciare dalle principali, la fede, la speranza, la carità e poi tutte le altre, evidentemente. Per cui, seguendo ed imitando quello che hanno fatto i santi, noi siamo sicuri di seguire e di imitare Cristo stesso e di mettere in pratica il Vangelo, quindi di camminare sulla via della salvezza eterna. Se la Chiesa non fosse infallibile nel canonizzare i santi, ecco che potrebbe ingannarci, non solo nel dirci che chi magari invece è dannato e ce lo presenta in cielo con il Signore, ma soprattutto ci ingannerebbe sulla via che noi dobbiamo seguire, sul modello che noi dobbiamo imitare, quindi ci metterebbe fuori strada e renderebbe un culto a chi non è degno, e questo è ancora di più inammissibile. Questo non è possibile. Infatti degli eretici del passato che hanno messo in dubbio o negato la canonizzazione dei santi, la santità di alcuni personaggi canonizzati, furono giustamente condannati dalla Chiesa. Dovremmo quindi rallegrarci, e invece non è un giorno di festa quest'oggi, ma per la Chiesa è un giorno di lutto, è un giorno di dolore, è anche un giorno di scandalo, e parlo soprattutto della pseudo canonizzazione di Paolo VI. Premetto che non mi permetto di giudicarne le intenzioni, la persona,
Questo spetta a Dio, evidentemente, che solo conosce il cuore, le reni di ogni uomo, ma certamente non può essere presentato ai cattolici come un modello da seguire e come un intercessore da pregare e da venerare. Il santo infatti deve praticare tutte le virtù e le deve praticare in maniera eroica, straordinaria, più del comune cristiano, del comune devoto. Ora non parlerò delle altre virtù, se ne è molto parlato, non voglio entrare, ma mi limiterò alla virtù della fede. Veramente Paolo VI ha praticato e in maniera eroica la virtù della fede, in maniera tale che può essere per tutti noi un esempio da seguire. La risposta è certamente no, non può essere un modello da seguire. Vedete, con la canonizzazione di Paolo VI, in realtà, si vuole canonizzare, si vuole santificare e presentare come modello irreformabile, perché chi è santo lo resta per sempre, come modello irreformabile che deve penetrare nella vita, nella preghiera, nella vita spirituale di ogni fedele, che cosa? Il Concilio Vaticano II. E infatti sono stati canonizzati tutti gli autori, prima di tutto Giovanni XXIII, che il Concilio lo indisse e lo inaugurò nella prima sessione e lo indirizzò di già sulla via pessima che poi prese. Poi è stato canonizzato Giovanni Paolo II, che del Concilio è stata praticamente una vita vissuta. Ed infine adesso viene canonizzato Paolo VI, che il Concilio chiuse e sottoscrisse, a cui diede quindi la sua, ahimè bisogna dire, inesistente autorità, ma apparente autorità. Ora, Paolo VI con il Concilio, che cosa ha dato alla Chiesa, soprattutto dal punto di vista della fede? Noi vediamo, per esempio, nei documenti principali del Concilio, prima di tutto la demolizione del papato. Paolo VI, come sapete, depose simbolicamente quella tiara che gli era stata data il giorno in cui fu coronato Papa, ma questa deposizione della tiara era quasi come una deposizione del papato, così come almeno era stato conosciuto fino allora. Egli ha voluto, come ancora sentivo la radio ieri sera, ribadire il fatto che la Chiesa non è, come dicono adesso i modernisti, piramidale, cioè con alla sommità il Papa, il vicario di Cristo, il successore di Pietro, ma è sinodale, è collegiale, il Vescovo di Roma è un fratello in mezzo agli altri, questo hanno voluto. Quindi i più grandi nemici del papato lo abbiamo in lui e negli altri che hanno preso il suo seguito. Secondariamente ha aperto le porte a chi? All'eresia. Se si può dire Paolo VI eretico, ma certamente è evidente perché è programmatico, rientra nel suo programma, in quello del Concilio, è fautore di eresia, cioè ha cercato in tutti i modi di favorirla favorendo gli eretici. L'ecumenismo che cos'è? Se non un tentativo di favorire l'eresia e gli eretici che la propagano. E quindi il documento principale del Concilio Lumen Gentium, che è il principale senza dubbio, è Unitatis Redintegratio Orientalium Ecclesiarum, sono tutti, ma tutti gli altri documenti sono segnati da questo ecumenismo. Paolo VI poi ha voluto aprire e favorire nella mentalità dei fedeli le religioni non cristiane, l'infedeltà con nostra età, il giudaismo prima di tutto, l'islam, l'induismo, il buddismo, il paganesimo stesso. Ed abbiamo visto degli apparenti successori di Pietro pregare come dei devoti ebrei, questo non l'ha fatto lui ma il successore sul suo esempio, oppure rivolgersi verso la Mecca nelle moschee o bere
le pozioni magiche dei popoli pagani e via di questo passo. Ma da dove vengono questi eccessi se non dalla nostra etate sottoscritta da Paolo VI, nella quale appunto si presentano positivamente tutte quelle religioni non cristiane che non vengono da Dio e quindi vengono dal demonio, di cui parla San Paolo nella lettera agli Efesini. E poi ancora l'apertura verso il mondo moderno. Paolo VI aveva come uno spirito di ammirazione verso il mondo moderno, uno spirito quasi di vergogna che la Chiesa Cattolica non era al passo col mondo moderno, e quasi il doversi scusare che la Chiesa non era come il mondo moderno. Egli proclamò questa cosa spaventosa: noi più di chiunque altro, disse, rivolgendosi agli atei, agli umanisti moderni, noi più di chiunque altro abbiamo il culto dell'uomo. Veramente il culto dell'uomo nell'idea di Paolo VI prende veramente il posto del culto di Dio, non che apertamente abbia rinnegato Dio, ma sempre vedeva le cose o quasi dal punto di vista dell'uomo e dell'uomo moderno, magnificato col suo progresso, con la sua modernità, sempre impaurito di fronte a che cosa pensa l'uomo moderno, di che quale avrebbero potuto essere le reazioni dell'uomo moderno, eccetera. Paolo VI dell'uomo moderno ha accettato uno dei dogmi, quale il laicismo, la laicità. Col documento Dignitatis Humanae Personae ha accettato la laicità. La laicità, ovvero sia lo stato laico. E poi ci stupiamo se sotto il pontificato suo è stata anche in Italia, che è l'antemurale del cattolicesimo, è entrato il divorzio e poi dopo con il successore, ecco che abbiamo avuto l'aborto fino a giungere al momento di oggi in cui la famiglia stessa è distrutta dalle fondamenta, non si riesce neppure più a capire che l'unione non solo indissolubile di un uomo e di una donna. Si è arrivati fino a questo punto, a questa mostruosità. Ma questi sono i frutti del Concilio, della dichiarazione sulla libertà religiosa, e conseguentemente è stato smantellato il concordato in Italia, il concordato in Spagna, cioè là dove ancora era proclamato il fatto che lo Stato doveva riconoscere Gesù Cristo come re. E invece il liberalismo moderno che ispira Paolo VI, come può praticare allora eroicamente la virtù della fede quando si è detto un fautore di quella libertà religiosa che il suo predecessore Gregorio XVI chiamava un delirio? Si tratta di un delirio, non della virtù di fede. In Gaudium et Spes c'è questa idea della Chiesa che è in ascolto del mondo moderno, dell'uomo moderno, e di più c'è anche questa idea di scusare l'ateismo moderno, attribuendone la colpa ai credenti, che sarebbero sempre indegni nel loro modo di presentare Dio, e quindi è colpa loro se ci sono coloro che non credono in Dio. E con i non credenti l'uomo dovrebbe costruire la società terrena, credenti e non credenti, una parola discreta a quei tempi per parlare di comunisti, devono assieme edificare il mondo e la società. E lì abbiamo nell'applicazione la famosa Ostpolitik, cioè tutta la politica di mano tesa verso il comunismo che sembrava a Paolo VI destinato a una sicura vittoria e col quale bisognava scendere a patti e a compromessi sulle spalle, sulla pelle di tutti quei cattolici, inclusi dei vescovi e dei cardinali che soffrivano nelle carceri. Non dimentichiamoci di Mizzeschi, questo cardinale coraggioso, il quale fu destituito da Paolo VI. E qual era la sua colpa? Di avere mantenuto viva la fede, di avere patito il carcere, di aver avuto dei ceppi alle mani e ai piedi come gli apostoli e come Cristo, combattendo il mostro di quei tempi, il comunismo ateo. Mizzeschi non è sugli altari, non è stato proclamato santo, ma Paolo VI, colui che lo ha tradito. Ecco, vedete come tutte queste verità sono poi convogliate nel sacrilegio sommo, nell'empietà massima, quella di aver messo la mano sacrilega contro i sacramenti e il sacrificio della messa. Toccare i riti dei sacramenti e il rito della messa
che venivano non dal Concilio di Trento, ma dai secoli dei secoli, da tempi immemorabili, almeno nella loro essenza, è già in se stesso un pensiero empio, perché noi riceviamo qualcosa, non lo creiamo. Ma ancora più empio è dettato il pensiero di toccarli per trasformarli in senso ecumenico, cioè tradotto vuol dire per favorire l'eresia di Lutero, che la messa odiava più di qualunque altra cosa, con quell'odio tipico degli apostati, degli sfrettati, di coloro che tradiscono la loro fede, la loro battaglia, di un prete che rinnega la messa. Ed ecco, allora lo vediamo, odiava la messa. Ebbene, sono andati a chiedere a dei pastori protestanti come noi dovevamo celebrare la messa. Ed ecco quella cosa spaventosa. Io che ho vissuto quei tempi ne sono stato testimone con le generazioni più anziane delle mie. Abbiamo visto dei sacerdoti morire di crepacuore nel vedere che li distruggevano le loro chiese, che demolivano gli altari, che li proibivano di dire la messa. Ne abbiamo visti, abbiamo visto per esempio un sacerdote veneto che è stato messo in manicomio perché voleva continuare a dire la messa, un altro portato via dall'altare vestito mentre diceva messa dalla polizia su ordine di chi obbediva al terrorismo che Paolo VI aveva fatto, cioè dire la messa dell'ordinazione di ciascuno di loro e di Paolo VI stesso era considerato un crimine. Cacciati dalle chiese, ridotti a dire la messa in dei saloni per le danze oppure in dei bugigattoli, come direbbero dei nostri ex amici, nei sottoscala, nelle osterie, come se fosse una vergogna. E abbiamo dovuto dire la messa in quei luoghi lì perché siamo stati cacciati da chi? Da Paolo VI. E per favorire chi? I protestanti. È un tradimento, l'alto tradimento. E come si può canonizzare il traditore? Che l'abbia fatto con un'intenzione buona e retta, pensando nella sua utopia che era l'unico modo di salvare la religione ai giorni d'oggi, eccetera, questo non lo so. Che l'abbia fatto per malizia, questo non lo so. Però lo ha fatto, e questo non può essere posto come modello. Né un vero papa e successore di Pietro può infallibilmente canonizzare colui che il santo non è. Questa è la realtà. E allora, di fronte a questa realtà, dobbiamo accettare questo come tutte le altre cose che abbiamo accettato finora. La gente ha metabolizzato e accettato ogni cosa come se niente fosse. Che in piazza San Pietro, dove riposa il corpo di San Pietro, di San Pio X e di tanti altri santi, sia stato dichiarato santo colui che ha combattuto e perseguitato la messa cattolica, i sacramenti, le dottrine e la verità della fede. Questo è qualcosa di inaccettabile, non possiamo accettarlo, dobbiamo perseverare nella fede, malgrado tutto quello che è successo e che succederà ancora di peggio. Dobbiamo perseverare nella fede e combattere il demonio, che è l'autore di tutte queste cose. Paolo VI ammise che dopo il concilio ci si aspettava un momento di fioritura della religione, della pietà, della devozione, invece è venuto un inverno, invece è venuta una desolazione, è arrivato a dire quelle famose parole: da qualche fessura è entrato nel Tempio di Dio il fumo di Satana, ma lo ha fatto entrare lui. Quelle fessure le ha aperte lui, quelle crepe, quei colpi di piccone li ha dati anche lui, forse non solo lui, ma certamente anche lui. E allora abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto i seminari svuotarsi e chiudersi, abbiamo visto centinaia e migliaia di sacerdoti abbandonare il loro abito e Paolo VI gli dava la dispensa per convolare a ingiuste nozze, abbiamo visto i conventi chiudersi, abbiamo visto le parrocchie chiudersi, ci sono quante parrocchie ormai ci sono che non hanno più parroco, abbiamo visto la fede scomparire, le leggi più ate trionfare. Abbiamo visto un paese cattolico come il nostro diventare invece un paese empio, e tutto questo sarebbero i frutti del concilio. Dopo il concilio di Trento ci fu una fioritura di santità, santi straordinari, ci fu una riconquista, una evangelizzazione. I poveri furono aiutati veramente, le anime furono salvate, ci sono stati grandissimi e veri autentici santi, ma dopo il concilio
Concilio Vaticano II che cosa c'è se non una desolazione spaventosa? E noi stessi che cerchiamo di mantenere la fede ne vediamo tutte le conseguenze, quanto è più difficile anche per noi. Tutto questo è venuto dopo Paolo VI, anche a causa di Paolo VI. Allora, cari fedeli, resistiamo, cominciando prima di tutto a vivere in grazia di Dio. L'autore di tutti questi mali, inizialmente il demonio, il nemico di Gesù Cristo, che è geloso, è invidioso, è cattivo, ha voluto distruggere, credendo che fosse possibile, l'opera di Gesù Cristo. Quello che ha potuto fare è rovinare tante anime, è quello che sta facendo. Allora, contro il demonio, San Paolo ci dice: rivestitevi dell'armatura di Dio, mettete dei calzari del Vangelo di pace, mettete una corazza, che è quella della giustizia, mettete un elmo della salvezza, e poi prendete lo scudo inespugnabile della fede e prendete in mano una spada, che è la spada della parola di Dio, sia essa quella scritta, sia quella della tradizione, rivelata da Dio e proposta a credere a noi dalla Santa Chiesa. E così, armati, potrete battervi contro le insidie e le frecce incendiarie del nemico. Questa è la battaglia a cui siamo chiamati, non solo e non tanto contro persone in carne ed ossa, ci sono anche loro, ma siamo chiamati soprattutto a combattere contro il demonio. E allora ricordiamoci che, accettando il peccato mortale, ecco che noi non siamo vincitori, ma siamo morti. Siamo privati delle nostre armi, ci vengono tolte questa corazza, questo elmo, questa spada, questo scudo, e diventiamo inermi e alla mercede di colui che ci ha vinto. Non sia mai che, dopo aver proclamato il nostro rifiuto di tutti questi errori, diventiamo vittime di colui che li ha propagati, il demonio. E quindi cerchiamo invece di trionfare contro di lui, prima di tutto nella nostra anima, facendo regnare Gesù Cristo nelle nostre famiglie, e poi dopo cercando di lavorare per la gloria della Chiesa e la restaurazione dell'ordine della Santa Chiesa. E quanto a Paolo VI, che Dio abbia pietà della sua anima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia lodato Gesù Cristo.